Sentire la gente, guardare il match, sono stati due magnifici atleti. Voglio dire, a me dispiace che si vadi a sindacare da una parte e dall'altra determinate situazioni che non è bello, né nei confronti di Silvio né nei confronti di Fragomeni. Perché non dimentichiamo i due match, hanno fatto due grandi match. Noi questo qua l'abbiamo un po' perso di vista, che la gente interessa più quello che hanno fatto i due ragazzi. Noi ci soffermiamo su una situazione, quante volte ci siamo messi a discutere, Silvio, guardami, o Gianluca qualche un altro, su determinati match. Per te ha vinto quello lì, sì, io ho un punticino per lui e tu quell'altro. E no, io avevo un pezzo e un punticino, ne abbiamo fatti tante volte e si faranno nel pugilato. Sarà sempre così. Voglio dire, poi ci sono delle rimostranze, voglio dire, si tirano fuori. Però se noi guardiamo tutte le volte, principalmente io guardo il match, no? Quello che dice la gente che è stato un grande match. Non solo questo, anche quello prima. Hanno fatto due grandi match e quello abbiamo perso un po' di vista, no? La quarta, la quinta, no? Non prendere i colpi, sì, era più forte, no? Era più debole. Mi dispiace perché quando io sento le persone che hanno visto il match e dicono hanno fatto un grande match, tutte e due, all'età che hanno, due grandi atleti, abbiamo perso di vista in maniera importante questa situazione. Molto, molto l'abbiamo persa di vista e questo mi dispiace sia per lui sia per Fragomeni, perché siamo entrati in situazioni in cui diventa un po' ridicolo e ci E allora come rende manager, anche. No, 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 come scusa, voglio sindaco italiano, terminare. io ti domando, no, ti Voglio. domando, facciamo il terzo, facciamo la terza. Cerchiamo di fare il terzo match in maniera intelligente, in maniera, voglio dire. Da persone va bene, cerchiamo di fare il terzo match. Perché tu prima hai parlato, no? Hai detto io non voglio, tra i miei due figli, tu hai detto, io non Esatto, vedo tanto è nessuna vero, io ho differenza. detto A questo punto tu chiedi a Sulaiman o a io Simon, che tutti oggi chiamano, di a fare Sulaiman gli ho la terza? chiesto la stessa sera e lui mi ha detto se tu pensi che sia giusto, fai il terzo match. Ma siccome il Voglio dire. signor Betti mi dice di formalizzare, come Ma questo si giustamente è, che sto formalizzerà, ma chiedendo. questo si formalizzerà. Il discorso che voglio fare, questo si formalizzerà, il discorso che voglio fare è che hanno fatto due grandi match, uno che ha 46, l'altro che ne ha 43, 42, quelli che ha. Voglio dire, abbiamo perso quello che è realmente la storia è il match, la gente quando vede il match e termina la dodicesima ripresa, applaudi anche a casa. È il match che è andato in onda, e voglio dire, nella storia. Più volte, sono andato in onda 30 volte, voglio dire, ma la gente ha visto principalmente il grande match, poi ci sono state le scaramucce, ma quello che hanno visto è il match. E poi, come diceva Barovecchio, tutti noi abbiamo delle opinioni diverse, no? Voglio dire, lui vede quello lì vincitore di un punto, io lo vedo quell'altro, lui lo vede sì, però. È sempre stato così pugilato. Se voi guardate, Silvio, perdonami, se voi guardate i perdenti, se guardate in giro, c'è sempre una situazione in cui maggiormente è 2-1, c'è sempre una sfide decisione, quasi sempre. Se noi guardiamo Pacquaio contro Marquez, il primo match, per me aveva stravinto Marquez, il giudice è andato vinto Pacquaio, sì o no? Quindi ci sono delle vedute in cui io non me la sento, come ho detto, non penso assolutamente che ci sono delle persone di malafede. Ce ne sono in giro per il mondo di malafede, eh? Questo sono sicuro al 100%. Ma in queste occasioni, voglio dire, l'unica cosa non c'è la Ma nessuno ha malafede. parlato di questo, No, no, ambasciatore, no, so, l'hai tirato fuori te, non so, so. voglio No, che no, no, succeda, no, no, ma l'ho non per tirato fuori niente, io che perché sennò sembra volevo. qualcosa che è No, stato no, ripetuto no, da voi. volevo che si allontanasse per bocca mia questa situazione che non pensavo fosse giusta. Però, e ripeto, io guardo le 24 riprese, ok? Non guardo le 12 finali. Per me nelle 24 è un pari spiccicato in base a quello che mi dicono tutti. Perciò è giusto, da un certo punto di vista, che la prima volta ha vinto Branco, la seconda Fragomeni, e poi il
terzo, chi vince vince. Attenzione, come diceva la prima volta l'ha vinto Franco, sì, ma se la prima volta l'ha vinto Franco non c'era la prima di un ragazzi, voglio dire, c'è differenza. Se vuoi riuscire a capire il discorso, no, e la vuoi mettere su una situazione in cui chiudiamo tutta la situazione, come ci ho pareggiato, capito? Ma riesce a capire quello che uno dice? Non è come dici tu. Ho detto, è come se il primo match ha vinto Franco, il secondo ha vinto Fragomeni e adesso c'è il terzo match. Cosa ho detto? Il primo match è finito, è 0-0. Ho capito, ma uno parla di giustizia come diceva l'avvocato. Parlava di giustizia, allora cosa dici tu? E dove sta giustizia al primo match? Cosa vuol dire? Questo è il verdetto. Hanno detto che ha vinto l'ultimo match, Silvio? E allora qual è che ha vinto? Non riesce a capire quello che voleva dire. Ma lui dice che se c'è stata la giustizia doveva essere pareggiato il secondo. Ma non c'è stata la giustizia, se tu non puoi, voglio dire, c'è una situazione in cui gli arbitri hanno deciso questo, come l'hanno deciso il primo match. Voglio dire, poi c'è una situazione in cui guardi la situazione e dici no, merita il terzo match, perché c'è stato questo e questo. Poi si va a vegliare e si vede di fare il terzo match. Voglio dire, questa è la situazione, quello che volevo dire, ok? Voglio dire, mi sembra più semplice, cosa vuol dire? No. Ha vinto Fragomeni, arrivederci, grazie a tutti. Per fare il terzo match, formalizzi il deposito cauzionale di $2,500 o lo dobbiamo fare noi? In che senso? Perché per formalizzare il tutto e per fare ricorso bisogna fare perfettamente. Non è che non mi devo preoccupare, io mi devo preoccupare per il semplice fatto che tu oggi me lo dici. Mi perdoni, il mio mestiere è questo qua, no? Tutte le volte che hai fatto qualcosa, abbiamo formalizzato niente. Ma non nei tuoi confronti, nei confronti della WBC. Non ci sono problemi. Signore, la WBC non fa adesso nei confronti dell'organizzatore di Silvio un problema di 1500. Non fa. La WBC può arrivare a sciogliere il nodo finale e capire quella che sarà. Non ne facciamo un problema di tassa, no, no, un attimo, lei mi ha detto di formalizzare il tutto. La richiesta io non la posso, mi scusi, io faccio l'avvocato. La richiesta io non la posso formalizzare. Questo è il mio mestiere, avvocato. Avvocato? Sì, ricorda anche la sua situazione all'epoca, sì. No? Voglio dire, perciò è il mio mestiere, insomma. Modesti a parte. Voglio dire, ha ragione Mauro, voglio dire che in quel contesto non c'è nessun problema. Questa la formalizzo io, parlo io con il WBC, voglio dire c'è Mauro, come ha sempre fatto, non dimentichiamo che ha difeso sempre in maniera corretta e onesta sempre tutti i pugili italiani, voglio dire. Ma Mauro stava dicendo che ci sono 30 pretendenti. Mauro, ci sono 30 pretendenti. Il pretendente, avrei un anno per difendere il titolo. Quando il manager fa come, ok? No. Perciò voglio dire, io su questo non penso che ci siano tanti problemi. Bisognerà parlare anche con Fragomeni, logicamente, non è che parliamo noi. Sì, questo non è un problema. Ma questo è l'ultimo problema, ragazzo, noi vendiamo tutti dei bambini, siamo dei bambini. Ora. La situazione era che vinceva a faccere il mondiale, ci sono delle situazioni che si possono cambiare in corsa e se si fa il mondiale si fa ottobre, novembre, ok? Perché scade a settembre, voglio dire, la mandatoria, ci sono tutti i tempi possibili a immaginare. L'importante è fare le cose fatte per bene, cercare di capire che ci può essere un terzo match, prendendo, fandoci scegliere, voglio dire, perché se no gli arbitri li sceglie il WBC, non li scelgo né io né Gesù Bambino, ok? Magari avessi questo potere.
io posso dire, li vorrei tutti americani, li vorrei tutti cinesi, li vorrei tutti giapponesi, vuol dire, ma no, non è quello. Attenzione, attenzione, come diceva il signor Barovecchio prima, nel pugilato si guardano tante cose, no? Si guarda la potenza, si guarda chi attacca, si guarda un po' tutto. Poi ci sono giudici che vedono il pugilato in maniera lineare, c'è chi lo vede in base a quelli che sono, come si dice, quando ci sono le convention, le Barovecchio, che parte i seminari degli altri, ci sono certe regole, vuol dire, ma io penso che per me avete fatto due grandi match, per l'età che avete, anzi per l'età che avete, sembravate due ragazzini, perciò voglio dire, non penso che lavorandoci bene e in maniera intelligente, in maniera, si possa fare il terzo match, ma questo voglio dire, non lo dico al 90%, io lo sarei sicuro, ok? Se Franco Meli non accettasse, manager di Franco. Io sto chiedendo, non si preoccupi, questi saranno problemi nostri. Sono problemi nostri, non si preoccupi. Se nel caso Franco Meli non accettasse, saranno problemi nostri. Ma se questa domanda te l'avesse fatta magari uno di loro dentro, avresti risposto, però. No, gli avrei detto quello che ho detto prima. Posso sapere un'unica cosa? Il verdetto, perché non è stato dato? Ma io non entrerei tanto in questa situazione, perché voglio dire, sarebbe più simpatico non entrare in questo contesto, con tutta onestà. Allora, io voglio entrarci invece perché sono stato squalificato per non aver permesso di dare il verdetto. Io non ho permesso di dare il verdetto. La federazione mi ha squalificato oggi. Io vedo un membro della federazione, quindi io sono tesserato spagnolo e ne sono fiero a questo punto, perché oggi in conferenza stampa non c'è un membro della federazione italiana. Però si è permesso di squalificarmi perché io non ho permesso di dare il verdetto, io. Non l'ha permesso Mauro Betti, perché era lui il supervisore, era lui che doveva far dare il verdetto, no io. Sì. E qui Giulio, però no, scusa. In questo contesto, no, scusa, scusa. No, entro in ballo io. No, però voglio dire, chi è? Per ordine pubblico, per determinate situazioni, ma no, che stavano accadendo lì, per incolumità, le persone presenti, non c'è dato per me. I giudici e quegli altri, se hanno agito in buona fede, per quale motivo si devono preoccupare della loro risposta? Le minacce che c'erano in quel momento da persone che ho debattuto, io non conoscevo. Silvio, per favore, dai. Però Salvatore, consente di fare un chiarimento, che siccome Salvatore adesso ha detto che sono state fatte delle minacce, no, per persone che non conosceva, a me mi conosceva bene, scusi, io non ho fatto minacce a nessuno, però sono squalificato. Sì, ma Mauro, sono stato squalificato, ho una squalifica, chi me l'ha data? Non c'è un membro della federazione, non è una squalifica. Io vorrei sapere se tu mi dai conferma il rematch e che cosa diciamo alle giornali. Al 90% ti dico sì. Devo parlare con Franco Meni e con Davide Bissini. Con Davide Bissini penso ci siano tanti problemi, devo parlare con Franco Meni. Cercherò di far capire a Franco Meni che è giusto dare il terzo match. Questo diciamo alle giornali. Esattamente. Poi scusa Silvio, se mi consenti di arrivare a quel punto, io volevo chiarire una cosa. L'autorità massima dentro a una riunione pugilato è il commissario dell'unione, il supervisore si deve, tra virgolette, limitare a passare il verdetto al commissioner, all'annunciatore e alla televisione, cosa che io ho fatto, ho temperato a queste tre operazioni nel modo e ci sono i
Io ho fatto di più, perché nei ring di tutto il mondo, non è il primo campionato del mondo in cui faccio il supervisore, in situazioni come Kerky ci teneva a sottolineare, calde, in cui effettivamente non si conoscono chi c'è sopra e chi non c'è, il supervisore si limita a radunare la propria giuria e andarsene nei camerini. Io ho cercato in tutti i modi, poi qualcuno della televisione di Sport Italia mi dovrà spiegare perché il cartellino che hanno in mano Alessandro Duran e il suo telecronista, che è il mio, con io che gli dico scendo giù ad annunciarlo, io non l'hanno annunciato. Qualsiasi inviato speciale che vada in guerra, che vada allo stadio a vedere una partita, deve svolgere il lavoro fino a... quello se ne assume lui nella sua autonomia, ma io gli ho detto di annunciare il verdetto, anche perché, e l'ho fatto con Riccardo Trivelli a Bordolini, io l'omologazione del risultato non è stata mai in dubbio, Gianluca. L'omologazione del risultato, io non so qual è la lettera che ti è pervenuta, perché nella mia relazione io non faccio alcun riferimento ai fatti accaduti, perché non me ne sono proprio reso conto, cioè nel momento in cui sto, io neanche a Mario Massari ho fatto riferimento. Sì, ma sei tu che devi andare al commissario. Io le tre operazioni le ho svolte. Perché non è stato l'altro? Perché probabilmente, come ti ha spiegato l'organizzatore, in quel contesto si era creato un'associazione e ha ritenuto che non faccio. Ma nessuno ha parlato di Francia. Va bene, ma chi l'ha detto? L'ha detto Box di due. Siccome io sono un pugile, tutto in attività, vorrei sapere come mi devo difendere. Io sono il mio avvocato, vediamo, se mi devo difendere, parliamo. Io ti devo questo, no?